chiamo Diego Viviani, ho 13 anni e faccio parte della cooperativa San Pietro in Cina per collaborare. E diciamo che non ho un ruolo particolare nella cooperativa, ma comunque c'è lavoro, aiuto gli altri. Prima di andare in questa cooperativa ero molto pigro, cioè non volevo fare tante robe. Però cioè, entrando ho imparato anche a usare nuovi attrezzi, come per esempio l'anno scorso il tornio, che è una specie di macchina che prende un legno rotondo o quadrato che lo fa girare e con un attrezzo lo lavori. Noi per esempio l'anno scorso facevamo delle trottole. E, per esempio non sapevo usarlo, però mi sono messo lì a imparare, anche mi hanno spiegato, insomma dopo ci ho riuscito, ho fatto anche delle trottole, mi sono anche divertito. Sempre. Per esempio l'anno scorso e anche una parte di quest'anno, la prima parte di quest'anno, le lampade con i libri, cioè bucavamo il centro dei libri, ci mettevamo il circuito, la lampadina, e attaccavamo la spina, ci mettevamo i piedi sotto il libro, la pila di due, no? E la lampadina che usciva dal libro era molto bella. Poi abbiamo trovato un altro tipo di lampadina, cioè che un quadrato di legno e una lampadina sopra che faceva luce, molto bella. Abbiamo fatto l'alfabeto con cioè delle tavole di legno, no? Dei quadrati, mettevamo la A, poi il disegnino con tipo l'ape, no? O la veste, no, sì, con la V, facciamo il disegnino, poi scrivevamo in vari caratteri, poi la appendevamo e abbiamo fatto tutto l'alfabeto.